Do it now. Guarda, la raccolta differenziata. Una raccolta differenziata coi codici a barre. Sì, in teoria, gli anziani, in teoria. È un progetto per i bambini, ho deciso di parlare ai bambini, di creare dei laboratori, mi aiuterebbe mia mamma. Mi piacerebbe ricreare delle piccole zone verdi dove è possibile. Però la mia idea era quella di creare appunto un'app che potesse riunire un po' di cose che i genovesi dovrebbero sapere riguardo al riciclo. La seconda parte è quella di creare delle isole ecologiche di quartiere. Riqualificazione degli spazi aperti, accessibili praticamente sia alle persone normodotate che alle persone disabili. Allora, secondo me ho scelto l'acqua perché è il bene più prezioso della terra e risparmiarla anche a casa. La bottiglietta d'acqua non è riciclata al 100%. Sono tante le bottigliette d'acqua che si bevono. Questo concorso è un concorso che legge una miss sostenibile, vuol dire che utilizza la bellezza per l'ambiente, per la causa ambientale. Anche quest'anno siamo sicuri di aver non solo trovato una Miss Earth che ha proprio meritato questo titolo, ma anche che rappresenta la Bon Prix in copertina di uno dei nostri più importanti cataloghi di questa stagione autunno-inverno. È di felicità e soddisfazione anche se non ho vinto il concorso. E sono felice di aver vinto questo titolo, Miss Water. Grazie mille a tutti per questa bellissima esperienza. Allora, prima di tutto non me l'aspettavo. Sono contentissima. Non vedo l'ora di partire per le Filippine. E cercherò di dare il meglio di me stessa e sperando di vincere, vedremo.